L'occupazione in bolla Covid è profondamente diversa da quando ci siamo visti mesi fa, però ci sono ancora i morti. Purtroppo sì, sicuramente la situazione è cambiata e sicuramente se è cambiata drammaticamente è stato principalmente per la diffusione del vaccino, anche se esistono le sacche di resistenza o di diffidenza eccetera, insieme a tutti gli altri trattamenti preventivi che possono essere applicati. Ma diciamo l'epidemiologia è molto cambiata anche qui da noi in questi giorni, in queste ore, perché a fronte di un numero certamente molto più basso rispetto per esempio al gennaio del 2021 abbiamo una percentuale che può essere stimata insieme intorno, diciamo, forse era un terzo, forse anche qualcosa in più, di persone attualmente ricoverate in questa area Covid, tra noi la pneumologia e le malattie infettive, che non hanno una polmonite Covid, sono positive, però hanno altre patologie che in ogni caso si sarebbero sviluppate, con l'aggravante che però per poter trattare devono essere ovviamente in una zona di isolamento e quindi sono patologie di interesse chirurgico, ortopedico, nefrologico, neurologico, gastroenterologico, insomma diverse patologie, mentre la fetta di quei pazienti che noi eravamo abituati a trattare l'anno scorso sono fortunatamente una minoranza. Ce ne sono certamente di pazienti critici, purtroppo ci sono decessi che sono legati soprattutto a quei pazienti che hanno tante malattie concomitanti, in prevalenza non con una copertura vaccinale completa e che comunque avevano patologie di base molto avanzate. Lei ha avuto modo sicuramente in questi mesi di visitare o avere tra le mani pazienti vaccinati e non vaccinati, ha avuto modo di capire i loro polmoni, come hanno reagito al Covid, che cosa ci può dire? Ma sicuramente le persone non vaccinate sono quelle più suscettibili al danno da polmonite Covid classica, quella che abbiamo imparato, diciamo, purtroppo a conoscere delle ondate precedenti, pur con le diversità sappiamo delle varianti, questo è vero. Certamente la vaccinazione è un baluardo importante, quello che è importante dire è che certamente, come è stato detto più volte, non previene al 100% sicuramente il contagio, ma sicuramente non previene al 100% la polmonite, ma riduce drasticamente il rischio di sviluppare una polmonite molto grave e anche quelli che sono gli esiti, le fibrosi da polmonite, la sindrome post-Covid. Detto questo, ovviamente ci sono altri fattori che vanno presi in considerazione, soprattutto le fragilità, le malattie che spesso coesistono in questi pazienti. Effettivamente quelli vaccinati, che pur abbiamo, bisogna dirlo, è inutile dire che non ci sono, che abbiamo qui in quest'area, che possono avere anche delle forme gravi di attacco respiratorio, hanno tante altre patologie, però noi immaginiamo che senza vaccinazione verosimilmente questi pazienti non sarebbero neanche arrivati qui da noi, sarebbero andati in rianimazione o sarebbero probabilmente deceduti già subito.